Salve, ben ritrovati a tutti voi. Questa puntata è dedicata al tema della prevenzione delle cadute dall'alto. In Italia dall'inizio dell'anno sono stati già 156 i morti sul lavoro in edilizia. Di questi ben 55 sono dovuti esclusivamente a cadute dall'alto e, come potete ben capire dai numeri, si tratta di un problema effettivamente tragico. Vedremo insieme le tecniche di prevenzione delle cadute dall'alto, relativamente semplici ma spesso trascurate per la fretta nel lavoro o anche per sottovalutazione del rischio. Ma prima di partire con la puntata vi facciamo vedere alcuni brani di un interessante servizio delle Iene proprio sul tema delle morti bianche. Il nostro paese in Europa è famoso per la sua cucina, per Cannavaro, Inzaghi, la moda, ma detiene anche un altro primato. Indagine del Censis, si muore più nei cantieri e sulle strade che per gli omicidi, in Italia record europeo di morti bianche. Infatti 6 morti al giorno, come in quest'ultimo periodo, sono una cifra record. Ma perché succede? Le leggi che tutelano la sicurezza dei lavoratori ci sono e sono tutte scritte qui dentro. Testo unico per la sicurezza sul lavoro. Ma nella pratica? Uscite di casa, infilatevi nel primo cantiere che incontrate e date un'occhiata. Qui c'è una specie di passatoia di metallo sopra delle assi. E se per caso uno scivola dalla passatoia, cosa fa? Boom, cade giù. E non è un bel volo, anche perché guarda un po' dove finisce. Se io alzo gli occhi e vedo nell'ultimo piano, c'è tutta una specie di passerella di metallo messa in bilico in quelle assi lì. Si è stata spostata adesso per far sì che si sbagli la sponda. Sì, però lì se uno ci cammina e ci lavora, cosa fa? Va di sotto. Finito di lavorare, le richiudiamo. L'abbiamo tolti adesso, non è che è una cosa di chissà qua. Qua è normale che sia così? Cioè tipo io cammino qui, sto lavorando, cado e lì sotto c'è tutto. Capisci cosa intendo? Ma per carità, alcune cose magari sono sicuramente da sistemare. Lei ha letto sui giornali quanti morti ci sono ultimamente nei cantieri edili? Io andrò a cercare. Perché... Secondo lui la responsabilità degli infortuni è di chi se ne va a cercare. Un aspetto che va sicuramente affrontato nell'ambito di un cantiere edile è quello della possibilità di cadute dall'alto. Per evitare tale rischio, le aperture lasciate nei solai o nei muri prospicienti il vuoto devono essere protette. Le aperture nei solai devono anche essere circondate da un normale parapetto e da una tavola fermapiedi. Quando impedimenti tecnici o operativi non consentono di predisporre sistemi collettivi di protezione contro la caduta dall'alto, quali parapetti, impalcati o altro, si deve ricorrere all'uso rispettivamente di cinture o imbracature di sicurezza, corredate degli appositi sistemi di trattenuta. Le cinture di sicurezza possono essere utilizzate unicamente nelle situazioni in cui, grazie alle medesime, è possibile evitare la caduta del lavoratore. Servono in pratica per prevenire la caduta. Non possono invece essere utilizzate per arrestare la caduta, in quanto non sono in grado di mantenere l'operatore in posizione eretta e causerebbero gravi danni al momento dell'arresto. Devono in ogni caso essere usate correttamente in combinazione con l'apposito cordino di posizionamento, efficacemente collegato ad un sistema di ancoraggio fisso o mobile, ma sempre di testata sicurezza. Quando non è possibile limitare la zona d'azione del lavoratore ad un'area priva di rischi di caduta, è necessario fare uso di imbracatura di sicurezza. Le imbracature di sicurezza sono sempre dotate di bretelle e cosciali. In caso di caduta, sono in grado di distribuire le sollecitazioni in modo tale da non arrecare danni al lavoratore. Devono essere correttamente collegate ad un sistema di trattenuta agganciato ad un ancoraggio idoneo. In particolare, il sistema di trattenuta deve offrire una precisa capacità di ammortizzare la caduta, dissipandone convenientemente l'energia. Questo qui è un dissipatore. Un esempio pratico: una volta in un cantiere ho chiesto a un preposto di cantiere cosa poteva servire questo dissipatore per verificare la sua capacità di utilizzo del sistema anticadute, quindi dell'imbragatura di sicurezza. Lui è arrivato al capocantiere, si è lamentato con il lavoratore al quale avevo richiesto questa domanda, perché ha detto: guarda, ti sei dimenticato di aprirlo, e ha strappato l'involucro in plastica, che in realtà è fatta poco, perché al superamento di una determinata forza, che ovviamente si ottiene dopo che io sono caduto e sono rimasto appeso con l'imbragatura di sicurezza, questo automaticamente si rompe e mi permette di avere una discesa, quindi una ammortizzazione della caduta stessa.
corsa che mi evita di avere delle lesioni sul corpo, che è soggetto ovviamente nei punti di trattenuta dell'imbragatura a degli sforzi notevoli. Questo cavo d'acciaio scorre liberamente in discesa e in salita, va in blocco esclusivamente quando viene trazionato in velocità, d'accordo? Quindi in pratica funziona esattamente come la cintura di sicurezza della macchina. Questo dispositivo viene agganciato su un punto alto. Se io volessi salire, immaginate un po', liberamente all'esterno di questo ponteggio, dovrei posizionare questo dispositivo agganciato lassù in alto sulla barra di questa grossa, in maniera tale che io possa sfruttare un punto d'ancoraggio sicuro. Certamente non potrà mai essere un ancoraggio sicuro la barra sottile. Posso muovermi agganciando il moschettone inserito sul tratto terminale del cavo davanti o dietro. È ovvio che agganciandolo all'indietro io ho maggiore libertà di movimento. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'uomo. Lavorare è un diritto di tutti, lavorare in sicurezza anche. لا تزال كثير الحوادث المميتة والخطيرة الناتجة عن الوقوع من أعلى ولهذا يجب علينا أن لا نقلل من شأن هذه المشكلة المأساوية المأساوية بتعريض أنفسنا للخطر إذن فمن الموجب علينا استعمال أحزمة السلامة والأمان. Nelle scorse settimane si è tenuta a Bologna l'annuale Fiera Nazionale dell'Edilizia, il SAIE, in cui l'Istituto Edile di Bologna ha realizzato una gara di abilità per muratori, l'Edil Trophy. Nella stessa occasione del SAIE, la Commissione Nazionale dei CPT ha, insieme agli altri enti bilaterali del settore edile, tenuto uno stand informativo sulla sicurezza sul lavoro. Le parti sociali nazionali dell'edilizia hanno deciso di appoggiare sul sistema degli enti bilaterali la gestione dei tre fenomeni principali del settore: la sicurezza, la formazione e l'assistenza ai lavoratori. Sono nati in quegli anni e in quelli successivi i primi comitati paritetici territoriali, che sono dei nuclei creati sul territorio di una provincia dove gli imprenditori di quella provincia, i sindacati provinciali, hanno deciso di gestire insieme la problematica, nella fattispecie dei comitati paritetici, della sicurezza negli ambienti di lavoro. Lo scopo è quello di diffondere sul territorio, e oggi siamo riusciti ad arrivare a 100 enti su 100 territori provinciali, quindi siamo riusciti a coprire integralmente quello che è lo spazio della nostra nazione, diffondere questi organismi che hanno l'attività prevalente e precipua che è quello di far crescere la cultura della sicurezza e produrre materiali, corsi e iniziative per far sì che la sicurezza negli ambienti di lavoro diventi sempre di più un patrimonio acquisito dal sistema dell'edilizia. Bene, grazie a tutti voi dell'attenzione, se il tema vi ha interessato anche voi potete farvi partecipi di questa iniziativa parlandone con i vostri parenti, con i vostri familiari e sostenendo la necessità di utilizzare tutte le sicurezze quando si lavora, in particolare in edilizia. Nella prossima puntata approfondiremo come spostare in sicurezza i carichi all'interno dei cantieri sia a mano sia con le gru. Arrivederci a tutti!